Il maltempo provoca ancora disagi nella città di Scafati. Qui siamo in via Oberdan. La strada è stata interrotta al traffico, praticamente impossibile attraversarla. Problemi ci sono anche in altre zone della città. Qui siamo a ridosso del centro, ma ci sono problemi anche in periferia. E noi abbiamo raccolto anzitutto lo sfogo di alcuni commercianti della zona. Questa non è acqua, che questa è melma. Questo ormai ci scaricano di tutto nel fiume. E quindi quando sale il livello, oltre alle fognature che sono collegate al fiume e quindi salgono le fognature, non sappiamo cosa scaricano gli altri nel fiume in questo periodo. Sì, poi ne approfittano. Si lanciano sempre gli stessi appelli oramai da anni, ancora la voglia e la forza di fare un appello? No, la forza degli appelli ormai non ce n'è più, anche perché è una normale amministrazione cittadina, dovrebbe essere la regione a intervenire senza nessun appello. Cioè, non ci dimentichiamo che Venezia vive nell'acqua, che i Paesi Bassi sono sotto il livello del mare eppure continuano a viverci in Olanda. Noi con un fiumiciattolo non riusciamo ad ottemperare queste esigenze. Mi sembra un po' inverosimile. Signora, c'è grande sconforto. Certo, vede lei. Insomma, non è, guardi, non è per... anche perché stamattina stanno anche a scuola i bambini, per cui sarà un problema andarli a prendere. Insomma, tante cose, guardi. Siamo all'inizio della stagione autunnale, già insomma due o tre volte sono successe queste cose. Sì. Domenica scorsa, siamo stati sabato notte e domenica è stato... Avete proprio chiuso il negozio? Sì. Ma pure adesso siamo chiusi. Adesso siamo chiusi, è inutile. Chi viene? La strada è chiusa. Il sindaco Pasquale Aliberti non nasconde la sua preoccupazione e lancia un allarme forte alla prefettura. Dice: qui rischiamo la tragedia. Qui c'è il rischio, insomma, naturalmente, che la regione a cui naturalmente abbiamo detto queste cose faccia orecchie da mercante. Io leggevo anche la risposta, qualche risposta che ci ha dato. O insomma sono orecchie da mercante, o devo preoccuparmi naturalmente insomma, in modo serio, perché c'è un'avversione nei confronti della nostra città, cosa che assolutamente non penso, non voglio assolutamente insomma, credere, però insomma, di fronte al silenzio di chi ha competenze su questa vicenda, ci appelliamo al prefetto, che pur non avendo nessuna competenza, però ha un ruolo di responsabilità anche in termini di sicurezza, per evitare quello che dice lei. Oggi insomma, le gocce erano poche, quelle che cadevano dal cielo. Domani, quando ci saranno insomma, pioggia vera, bastano poche gocce, la portata del fiume aumenta perché è stato tolto qualche sedime a monte, senza fare la guerra tra poveri, senza naturalmente mortificare gli altri sindaci che giustamente si battono per i loro territori. Però qui c'è bisogno di un'azione di coordinamento fatta insomma, in modo serio da tecnici. Altrimenti insomma, facciamo a chi toglie qualche sedime dal fiume, si libera naturalmente del rischio e il rischio lo passa al comune che viene insomma, poi dopo. Situazione difficile non solo nella città di Scafati ma anche negli altri comuni dell'Agro Nocerino Sarnese. Ad Angri, in via Orta Longa, questa mattina enormi difficoltà per gli automobilisti che si sono ritrovati a percorrere un vero e proprio fiume in piena. Disagi si sono registrati anche negli altri comuni dell'Agro Nocerino Sarnese, da Pagani a Nocera Inferiore, a San Marzano sul Sarno. Problemi anche a Sarno, dove in mattinata in via Bracigliano si è registrato un piccolo smottamento. Thank you.